programmi futuri. Buongiorno, grazie per avermi dato questa opportunità di presentare questa iniziativa. Diciamo, io, ahimè, da ingegnere informatico, evidentemente ho questo background negativo. Dunque, allora, come nasce Programmi Futuro? Allora, Programmi Futuro nasce in un quadro che è assolutamente coerente con tutto quanto è stato detto fino adesso, cioè quello di cercare di portare l'insegnamento dell'informatica nelle scuole, in particolare l'insegnamento della programmazione. L'approccio che diciamo, abbiamo seguito è, come spero di presentare in poco tempo, leggermente differente. Cioè, l'iniziativa nasce giugno-luglio di quest'anno come un'iniziativa tra il MIUR e il CINI. Il CINI è un consorzio che unisce i gruppi di ricerca di informatica delle scuole di ingegneria e di scienze delle università italiane. L'idea era quella di portare il coding, nel senso la programmazione dei calcolatori, nelle scuole a partire dalla primaria, però seguendo un approccio un po' differente da quanto si è visto negli ultimi anni. Ci sono diversi esperimenti in corso, io diciamo, ne cito uno che è quello dei coder dojo. In realtà l'idea che diciamo, accomuna un po' queste iniziative è quella di portare l'informatica come attività complementare. Invece l'approccio che ho cercato di fare con il Ministero è quello di farlo entrare invece all'interno delle attività curricolari, cercando cioè di coinvolgere i docenti, di fare questi esperimenti di insegnamento della programmazione all'interno del corso, dei corsi. Partendo dalla scuola primaria, vedremo che infatti cioè, i numeri che mostrerò verso la fine di questa presentazione fanno vedere come effettivamente il target diciamo, principale è stato quello della scuola primaria, ma con un discreto successo anche sulla scuola secondaria di primo e di secondo livello. L'approccio è quello di un approccio blended, cioè un docente in classe che utilizza dei materiali web più l'eventuale intervento di volontari. Tutto questo avviene attraverso un sito che si chiama Programma del Futuro. Il Programma del Futuro fornisce sia diciamo, le informazioni, consente la registrazione, fornisce ulteriore materiale di supporto e poi fa accedere a un sito che è un sito di un'iniziativa mondiale che si chiama code.org, che sta avendo un discreto successo e che ha un materiale diciamo, fatto molto bene che è stato non integrato per renderlo più vicino diciamo, all'esperienza scolastica nazionale. Tutto quanto ahimè supportato da privati, perché il Ministero chiaramente non ci ha dato manco una lira, però in realtà ci ha dato credito nel senso che l'ha inserito nelle sue iniziative, e i privati per noi sono fondamentali perché senza il loro supporto non avremmo potuto nemmeno cominciare. Ora, diciamo, l'approccio che stiamo cercando di seguire è un approccio di diffusione di queste competenze coding con un approccio quanto più possibile generale, cioè evitare un approccio che miri all'eccellenza. In questo un po' si differenzia diciamo, dall'approccio alle Olimpiadi, perché il nostro obiettivo è quello di fare in modo che tutti possano apprendere queste nozioni elementari del coding, e cercando di andare anche oltre un approccio puramente tecnologico. Chi andrà sul sito noterà che il corso, l'iniziativa prevede due approcci, cioè uno che è la cosiddetta hardware code, che consente di avere un'esperienza di programmazione immediata che dura soltanto un'ora, e poi invece c'è un percorso di 20 lezioni che invece consente di raggiungere una certa competenza su anche i costrutti un po' più complicati della programmazione. Nella parte delle 20 lezioni, delle 20 ore, ci sono anche quelle che vengono definite lezioni unplugged, che non prevedono nemmeno l'utilizzo del calcolatore. Questo è far capire come l'enfasi è quanto più possibile sulla logica, sulla capacità di problem solving, e invece molto minore sulla parte tecnologica. Non mi soffermo sul discorso del pensiero computazionale, è stato già citato parecchie volte che cosa si intende per il pensiero computazionale. Voglio soltanto dire che l'idea di partire dalle elementari è proprio quella di fare in modo di avvicinare quanto più possibile i ragazzi
a questa capacità di problem solving, indipendentemente da quello che poi sarà il loro futuro professionale. Quindi la, diciamo, la scommessa è quella di far capire che il coding è una metodologia di risoluzione dei problemi che sarà utile non soltanto al futuro ingegnere informatico, ma sarà utile al futuro avvocato, al futuro medico, eccetera. Per far vedere un attimo qual è l'approccio di fondo che noi stiamo cercando di seguire, cito due filosofi di linguaggio. Quando noi abbiamo cominciato a lavorare sul progetto, sul programma del futuro, abbiamo cercato di trovare delle basi culturali che fossero anche esterne all'informatica. Ed in effetti ci siamo resi conto che quando noi parliamo di capacità di problem solving, capacità cioè di esprimersi, di formalizzare dei problemi, in realtà utilizziamo delle, o almeno speriamo di far sviluppare delle competenze che sono lontane assolutamente dalla tecnologia. Cito qua il lavoro di questo filosofo di linguaggio che si chiama Austin. Austin, negli anni 40 scrive questo libro che si chiama How to do things with words, che è una base, culturale fondamentale per la filosofia del linguaggio. In questo lavoro lui non fa altro che, definire come noi cerchiamo di esprimerci, come comunichiamo con le persone. In particolare identifica, quelli che vengono definiti i locutionary acts, cioè che sono gli atti con i quali noi comunichiamo per fare delle cose, per esprimerci. Ed in effetti vediamo che per chi si occupa di linguaggio e programmazione queste definizioni sono molto vicine proprio a quello che è un linguaggio di programmazione. Sempre un altro filosofo del linguaggio, sempre la scuola di Oxford, questo un po' più noto che Wittgenstein, Wittgenstein arriva addirittura a dire che se non avessimo il linguaggio, se non fossimo capaci quindi di esprimerci, noi non riusciremo a fare dei task complessi, cioè non riusciremo a progettare macchine, non riusciremo a costruire palazzi, eccetera. Ora, perché il pensiero computazionale è veramente per tutti? Io qua sto usando come esempi, due esempi. Uno, che è un esempio abbastanza noto, che è quello della risoluzione del problema dell'esplosione dei serbatoi di ossigeno sull'Apollo 13, probabilmente chi se lo ricorda per età oppure perché ha visto più recentemente il film, si ricorda che in questa missione, nel percorso tra la Terra e la Luna, c'è questa esplosione che distrugge praticamente il 50% dei serbatoi di ossigeno della capsula Apollo 13. Il problema è cercare di salvare queste persone sfruttando la riserva di ossigeno e i filtri di ossigeno che erano non soltanto sulla capsula ma anche nell'EMA, il modulo che sarebbe poi atterrato sulla Luna. Questo è un classico problema di pensiero computazionale. Le persone nel centro di controllo di Houston devono fare una procedura che dovrà consentire agli astronauti di risolvere questo problema con i dati disponibili, con il materiale disponibile sulla capsula, andando quindi a stilare un elenco di informazioni e di procedure che dovevano essere quanto più possibili precise. Questo è un classico esempio di pensiero computazionale. Un altro esempio, probabilmente meno vicino, molto meno vicino alla tecnologia, è quello di un decreto attuativo. Cioè quando noi abbiamo, si fa una legge, la legge esprime un principio, in realtà il decreto attuativo non è altro che l'algoritmo per realizzare la norma. Il progetto, l'iniziativa, è partita a settembre. La prima attività che è stata fatta è stata un'attività sperimentale nell'occasione della European Week of Code, che c'è stata la settimana dall'11 al 17 settembre. In questa settimana abbiamo avuto 22.000 studenti partecipanti e 16.000 studenti che hanno partecipato, hanno sviluppato, completato l'ora del codice. Questo ha fatto sì che praticamente l'Italia fosse il secondo paese, il primo paese d'Europa per numero di eventi di ore del codice sviluppati. Questa è stata una sorpresa in un certo senso per noi, perché tutti quanti noi sappiamo che l'Italia sembra essere abbastanza refrattaria alle iniziative di questo genere. In realtà la chiave di volta è stato il coinvolgimento dei docenti, cioè quello di far entrare l'Aura of Code come un'iniziativa all'interno della classe, e se non ci fosse stato l'impegno dei docenti non si sarebbero mai potuti ottenere questi risultati.
Vado rapidamente ai dati più recenti. Nel 3 dicembre, che è stato un altro momento importante, perché prima di un evento internazionale sul coding siamo arrivati, diciamo, a quasi 4.000 insegnanti coinvolti. Vado rapidamente a concludere, diciamo, i dati, diciamo, dell'ultima ora sono che sono state sviluppate 320.000 ore del codice, ci sono stati, cioè, 320.000 studenti che hanno comunque sviluppato almeno un'ora del codice, 8.000 iscritti, dove per iscritti si intendono i docenti, perché il portale prevede l'iscrizione del docente attraverso la mail istituzionale del Ministero della Pubblica Istruzione. Quindi 2.000 scuole, più di 15.000 classi, e quindi come risultato, diciamo, di tutte queste iniziative che si sono fatte in quest'anno, l'Italia, diciamo, ha raggiunto questo obiettivo estremamente interessante per numero. Oggi sul Corriere della Sera si parla di che cosa sarà, diciamo, la buona scuola come decreto attuativo. Sembra che in effetti all'interno del decreto sarà previsto esplicitamente l'inserimento del coding all'interno delle scuole primarie, non come disciplina a sé stante, ma come, diciamo, attività da sviluppare con un certo numero di ore, si parla di 20 ore, diciamo, per anno. E quindi questo significa che effettivamente l'esperienza che abbiamo fatto come programma del futuro è servita, l'esperienza comunque continuerà per altri 2 anni, per cui se siete interessati vi invitiamo a iscrivervi su programmifuturo.it e sviluppare un'ora del codice con i vostri studenti. Grazie.